L'automotive in Abruzzo e Molise deve essere in grado di affrontare la transizione ecologica ed è necessaria una nuova politica industriale. Se ne è parlato ad Atessa, lì dove c'è la Val di Sangro. È urgente un intervento concertato, ha detto Luigi Sbarra, segretario generale CISL, chiedendo al governo un tavolo di settore. La transizione va accompagnata con una forte iniziativa concertata tra parti sociali e nel rapporto col governo, ha detto. Non dobbiamo temere l'innovazione, ma governarla. Quanto è urgente avviare questo tavolo, avviare questo confronto con i governi? Urgentissimo, perché ci sono risorse già definite, penso alla legge di stabilità che ha stanziato per il settore dell'automotive 8 miliardi per i prossimi 8 anni, ci sono le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi serve concertare e condividere una nuova impostazione di politica industriale lavorando su un settore strategico che incrocia tanti problemi in questo presente. La sostenibilità ambientale noi dobbiamo accompagnarla e collegarla con una visione di sostenibilità economica e sociale. Per ogni euro che si investe sulle nuove tecnologie, noi dobbiamo rivendicare un altrettanto euro da investire sul capitale umano, sulle persone, sul lavoro. Roberto Benaglia, segretario generale nazionale della FIM CISL, transizione ecologica. Le risorse ci sono, ma occorre una politica industriale mirata. Quale? Beh, serve sicuramente una politica industriale in questo momento, perché quello che stiamo vedendo è che anche l'Europa ha decretato una grandissima trasformazione che nel giro di pochissimi anni porterà a rendere la mobilità elettrica sostenibile e ecologica al centro della produzione. Noi diciamo che tutto questo deve essere socialmente sostenibile, non possiamo avere vincitori e perdenti, non possiamo avere in Italia lavoratori in cassa integrazione dell'automotive che devono comprare delle auto fatte in Cina. Questo non è assolutamente possibile, abbiamo una grande vocazione industriale, la Val di Sangro è un grande cuore pulsante industriale, manifatturiero, lavorativo, dove c'è tanta competenza, voglia e tecnologia. Bisogna accompagnare le imprese con politiche industriali nuove. Per la CISL le sfide future vanno affrontate con le competenze adeguate. Giovanni Notaro, segretario generale CISL Abruzzo e Molise. Una doppia sfida, quella dell'attrattività, dove deve partecipare la regione, soprattutto per mantenere questo livello di competitività, e quello che riguarda invece anche la transizione delle persone, quindi politiche attive, formazione, creare, diciamo, quella figura che deve avere sicuramente una competenza diversa, perché noi stiamo ragionando, e in industria ragionare da qui a oltre 10 anni è un po' futuristico, però noi oggi dobbiamo buttare giù le basi insieme per mantenere anche la competitività che può avere l'uomo, la persona che lavora all'interno di un'azienda, che dovrà avere capacità sicuramente diverse da quelle di oggi. In questo convegno di CISL, dove si parla del settore dell'automotive, non si può non affrontare un tema che, diciamo, preoccupa anche i fermi produttivi di Sevel, che si susseguono a causa della mancanza di componentistica e altro. Domenico Bologna, che è segretario generale della FIM CISL Abruzzo e Molise. A me mi preoccupa questa situazione perché, nonostante l'anno scorso tutti dicevano si chiuderà questa fase o a fine d'anno o a primavera, invece è arrivata la primavera e la situazione sta peggiorando. Quindi, secondo me, è urgente che la politica si faccia carico di questo problema, ma sia quella italiana che quella europea, e decidano una buona volta di fare una fabbrica di semiconduttori. Io preferirei in Italia, ma anche se fosse in Europa almeno, no, tamponerebbe questa situazione, perché se non si risolve così, secondo me ce la tireremo alla lunga, con grosse conseguenze per la nostra industria. Fase delicata ed importante per l'automotive, e la CISL ha chiamato in causa anche la regione Abruzzo con il presidente Marco Marsilio intervenuto in videoconferenza.